Ciao a tutti, eccoci qui pronti per un nuovo video. Di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di un fratello o sorella minore di uno starter kit del quale vi ho già parlato. Oggi parleremo del kit Tyro by Vaptio, versione diciamo semplificata del kit Cosmo. Ma prima di parlare di qualsiasi cosa, sigla! Everything changes. Eccomi pronta per parlarvi del kit Tyro, dotato di una batteria integrata da 1500 mAh, capienza dell'atom di 2 ml, disponibile in separata vendita il vetro bubble da 4 ml. E giusto per darvi una breve anticipazione, direi che è un kit low cost, niente male. Pratico e comodo da portarsi dietro, con coil compatibili con le Nautilus Aspire, quindi facilmente reperibili ovunque. Nel caso non dovreste trovare le proprietarie, ovviamente. Anche se vi dirò che come si comportano le coil Vaptio a me non dispiace nemmeno un po'. Ma ora andiamola a vedere nel dettaglio. Senza cadere, ora andiamola a vedere nel dettaglio. Ecco la nostra confezione, troviamo logo e scritta Vaptio, Tyro Kit, e in trasparenza vediamo già il nostro kit Tyro. Giro la confezione, trovo sempre logo e scritta. Sul retro troviamo il contenuto della confezione, il QR code, i vari simboli, e ora andiamo ad aprire la nostra scatola. Qui all'interno troviamo certificato, manuale per l'utilizzo della resistenza della coil e il manuale d'uso del kit Tyro. Successivamente troviamo il cavetto USB per ricaricare, eccolo qua, due resistenze, una da 0,7 e una da 1,6. Vetrino EOR di ricambio, eccolo qui, e poi il nostro kit Tyro montato per intero. Il kit Tyro è un pezzo unico a differenza del kit Cosmo, nel senso che la coil è montata direttamente sulla batteria, quindi avrò il tappo, il vetro da incastro, la coil che viene montata direttamente sulla batteria e poi la resistenza, la coil farà da unione delle tre parti. Il drip tip è sostituibile, è un 510, eccolo qui. Il kit Tyro monta le stesse coil del Cosmo, quindi 0,7 e 1,6, e sono compatibili con le coil del Nautilus. Poi vediamo il corpo batteria, eccolo qua. Qui troviamo il tasto Fire che ingloba un LED che vi indicherà la carica della batteria, 5 clic e l'accendo, lampeggia e si accende, 5 clic e la spengo. A differenza del kit Cosmo, il kit Tyro funziona in modalità bypass. Cosa vuol dire? Praticamente va in automatico in base alla resistenza che gli montate sopra. Quindi più facile, più comodo, soprattutto per chi non vuole avere tastini in più o cose a cui pensare. Fa tutto da solo, a voi rimarrà solo da fare il refill e di caricare la vostra batteria. Qui sotto troviamo la scritta Tyro, sotto troviamo la, vediamo se prende il fuoco, non lo prende, ecco qui. Sotto troviamo 1500 mAh, designed by Vaptio, quindi batteria da 1500 mAh. E ora vado a montare la mia resistenza e vediamo come funziona. Ecco qua.
Avvito la resistenza, anzi prima vi faccio vedere come sempre come andarla ad avviare. Metto le goccine all'interno della resistenza, aspetto che il cotone si colori in modo che quando vado a fare il primo tiro la coil sia già bella bagnata e non si vada a bruciare. Una volta che ho fatto questa cosa, che farete solo ed esclusivamente per avviare la resistenza, la avvito sul corpo batteria, ecco qua, tolgo l'adesivo dal vetro, monto il vetrino ad incastro e chiudo con il top cap. Ok, una volta che chiudo il tutto, sul top cap vedo che c'è una V rossa. Ecco, questa V rossa è dove andremo a fare il refill della mia sigaretta elettronica. Vado a girare di 180 gradi, mi viene fuori una finestrella. La cosa bella che vi faccio notare è che quando vado a ruotare l'aria si chiude. Quindi chiuso, l'aria si apre, vado a fare il refill, si apre e si chiude l'aria. Ok, questo per un sistema senza perdite. Inserisco l'aghetto nel foro, carico. Non sto a caricarlo troppo perché altrimenti poi mi esce, visto che ce l'ho obliqua. Chiudo, vado a regolare l'aria, ecco qui, e sono pronta per andare a provare il mio kit Tyro. Eccoci qui, allora andiamo a fare qualche puff puff, di qualche svapata insomma, da questo kit Tyro. L'ho spenta. L'ho spenta, adesso è accesa. Come ho già detto per il Cosmo Kit, confermo per il kit Tyro. Il vapore è soddisfacente, in base alla coil e al liquido scelto ho una buona regolazione dell'aria. Entrambe le coil secondo me lavorano bene e potete sbizzarrirvi con i gusti del liquido, perché secondo me qui dentro ci sta bene un po' tutto, però vi consiglio sempre di utilizzare liquidi 50 e 50 come densità per poter allungare la vita della vostra coil. In quanto al prezzo è veramente abbordabile, lo trovate nei negozi tra i 25 e i 30 euro, quindi anche questo è un buon kit per iniziare a svapare o da avere come secondo device d'emergenza. Visto il costo, insomma, si può fare. Avere un device in più fa comunque bene e non fa mai male, ricordatevelo. La batteria ha una buona autonomia, il kit da portarsi dietro è davvero comodo perché è veramente leggero e portabilissimo, quindi se lo proverete sappiatemi dire se siete della mia stessa opinione. Mi sembra di avervi detto tutto, non mi rimane che ricordarvi che intanto svapiamo. E se il video vi è piaciuto spolliciate sul like qui sotto, mi sto quasi soffocando perché mi è andata di traverso la saliva, ma voi iscrivetevi comunque al canale di Chiara Moss e seguitemi sui social di Facebook e Instagram. Vi mando un bacione, ciaoone. Everything changes.